Saint-Saëns fu uno spirito multiforme che manifestò il suo talento come compositore, virtuoso di pianoforte ed organo, ma al tempo stesso cultore di scienze e storia naturale, pittura, archeologia e astronomia, ma anche letteratura. Ciò lo consegnò alla storia come colui che fece conoscere alla musica francese una fase di interessante rinnovamento. Saint-Saëns fu di fatto un autentico promotore della musica del suo paese. Egli, nonostante chiari limiti come artista, ebbe notevoli doti di organizzatore ed animatore di iniziative. Scrisse un numero infinito di composizioni in tutti i generi possibili, composizioni tutte dignitose e non scevre di qualche venatura di fascino, ma non in possesso di quelle connotazioni di universalità capaci di decretare l'immortalità di un compositore. Da tale limite scaturì paradossalmente la sua importanza in quella particolare stagione della produzione musicale transalpina. Dotato di eclettismo innegabile e di predisposizione alla sperimentazione di generi e forme musicali, anche desueti, si dedicò ad un'attività critica pubblica con punte di asprezza nei riguardi della pigra attitudine alla conservazione insita nella società parigina, intrisa di notabili da Saint-Saëns definiti i benpensanti dell'opera. Nelle sue composizioni sono presenti in gran copia richiami a Liszt, Scarlatti, Schumann, Beethoven, Wagner, Handel e Mendelssohn. Tuttavia, ciò non decade in una forma di manierismo di tipo imitativo. Secondo Giulio Confalonieri, nella sua Storia della storia della musica, la musica di Camille Saint-Saëns si esterna in un'estrema flessibilità, mancando di qualunque compiacimento per l'effimero e l'incerto. L'uso di un contrappunto aperto, ingegnoso, ma cristallino alla maniera di Mozart, di un'armonia ricca, di una tematica spesso breve, parca di accenti ed infine l'assenza di espansione, abbandono, delirio, sono il segno di una convinzione che il moto della musica stia meno in noi che non nella natura della musica stessa. Il concerto è insolito, prevedendo un incipit affidato al pianoforte, il quarto di Beethoven, il secondo di Rachmaninoff sono forse gli altri due esempi più noti, che riproduce un passaggio non timbrato, simile a una toccata che ricorda una fantasia di Bach. Camille Saint-Saëns compose il suo secondo concerto per pianoforte nel 1868, 10 anni dopo aver ultimato il suo primo lavoro solistico per pianoforte e orchestra. Era un'epoca fervorosa di incontri e dibattiti con i propri colleghi compositori per il giovane Saint-Saëns. Presentato a Liszt pochi anni prima, ne divenne amico e ne assorbì non pochi lineamenti estetici ed idiomatici in ordine al pianismo. Saint-Saëns, inoltre, da docente di pianoforte in un istituto pubblico del suo paese, ebbe il coraggio di proporre ai propri studenti una vasta silloge del repertorio contemporaneo, svecchiando i programmi e predisponendo il futuro pubblico della musica francese a frequentazioni di più alto profilo. Il secondo concerto per pianoforte è stato scritto su commissione di un altro compositore, il pianista e compositore russo Anton Rubinstein. Saint-Saëns scrisse il lavoro in 3 settimane e la prima esecuzione del concerto avvenne troppo prematuramente. A redazione ultimata, Saint-Saëns non ebbe il tempo materiale per prepararsi pianisticamente alla performance. E di ciò non cessò mai di dolersi. Anche per questa ragione la prima esecuzione non godette di particolare fortuna. Va tuttavia detto che il concerto è il più felice tra i lavori pianistici con orchestra del compositore francese e figura tutt'oggi degnamente nel repertorio internazionale. A proposito del secondo concerto, Zygmunt Stojowski ebbe a dire che inizia con Bach e finisce con Offenbach. Il concerto è articolato in 3 movimenti. Andante sostenuto. Il concerto inizia con il pianoforte solo, al quale è affidata una lunga introduzione improvvisativa nello stile di una toccata di Bach.
Dopo che l'orchestra è entrata, il primo tema inquieto e malinconico è affidato nuovamente al pianoforte solo. Saint-Saëns ha tratto il tema dal Tantum ergo del suo allievo Gabriel Fauré. Viene nucleato un breve secondo tema, seguito da una sezione centrale con crescenti stadi di animato. Il tema principale è fortissimo e al solista viene concessa una lunga cadenza ad libitum. Il motivo di apertura, simile a Bach, ritorna nella coda. Mentre il primo concerto di Saint-Saëns manteneva il modello classico del concerto di pianoforte orchestra, il secondo, concerto mostra immediatamente le sue peculiarità. Al solista compete l'esecuzione di una cadenza estesa proprio all'inizio del primo movimento. Il pianoforte continua fino a quando l'orchestra interrompe la cadenza con due accordi pieni e un breve episodio che introduce il primo tema, eseguito dal pianoforte solo. Quest'ultimo ripete il tema con l'accompagnamento dell'orchestra, dopodiché l'orchestra e il solista ingaggiano un dialogo drammatico. In seguito il flusso compositivo si distende, mentre il secondo tema è presentato tanto dal pianoforte quanto dall'orchestra. Il secondo tema si espande lentamente fino a dissolversi in una sezione drammatica dal lento graduale sviluppo. Un episodio di ottave pianistiche prelude alla ripresa del primo tema. Una seconda cadenza costruita con materiali musicali nuovi confluisce nella riesposizione dell'apertura del primo movimento. L'allegro scherzando, il secondo movimento è in mi bemolle maggiore ed assomiglia ad uno scherzo piuttosto che a un consueto adagio. La parte pianistica è leggermente marcata e i due temi principali sono musicalmente intelligenti e scansonati. La personalità, insieme energica e delicata, di questo particolare movimento è assai connotativa dello stile dell'autore, in piena assonanza con quanto è dato riconoscere nel celebre Carnevale degli Animali. In un esempio estremo di contrasto tra i movimenti, il secondo movimento inizia con una figura ritmica tranquilla sui timpani. Il solista e l'orchestra si alternano in uno scherzo mendelsoniano, con il primo tema che vede il solista suonare una flotta di figure di dito con un accompagnamento leggero e ritmato. Il secondo tema è suonato per la prima volta dall'orchestra, mentre il pianoforte accompagna. La musica rimane leggera e delicata, mentre i temi vanno e vengono, fino a quando i fiati e i timpani entrano in un breve dialogo basato sul motivo ritmico dell'apertura. Tutto si conclude con un finale tranquillo. Il presto. Il concerto si conclude tornando alla tonalità di Sol minore. Alla stessa stregua del movimento precedente si snoda rapidamente. La forma è quella di una vivace tarantella, virtuosistica e bravuristica, connotata dalla celebre terzina rossiniana. In un crescendo ancora rossiniano, l'orchestra e il solista si rincorrono chiassosamente, guadagnando volume e slancio e confluendo in un vortice di arpeggi minori. Il tema principale è rifratto in brevi episodi di materiale nuovo. Ciò conferma l'eclettismo di Saint-Saëns e la capacità di mantenere un legame tra materiali musicali disparati. Il parallelismo della scrittura solistica ed orchestrale incalza l'ascoltatore in una vorticosa dimostrazione di bravura concertativa, scandita da possenti masse armoniche e filigranata dall'aerea ma sempre accesa prestazione del solista.